Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi in collaborazione con me stesso tratterò un tema che mi viene richiesto dai primi giorni dell'apertura del canale. Ebbene sì, parleremo dei Raeliani, del movimento religioso con fedeli e seguaci in tutto il mondo, basato sulla credenza secondo cui alcuni extraterrestri scientificamente avanzati, gli Elohim, avrebbero creato la vita sulla Terra attraverso l'ingegneria genetica. Il movimento crede inoltre che, grazie ad un'opportuna combinazione di clonazione e trasferimento della mente, sia possibile raggiungere l'immortalità. Hai presente Altered Carbon? Ecco. Come ogni culto che si rispetti, anche quello dei Raeliani ha il suo fondatore, Rael, all'anagrafe Claude Marcel Borilon, giornalista, scrittore, predicatore francese rinominatosi Rael, fondatore della religione ufologica conosciuta come Movimento Raeliano. Tutto ebbe inizio alla fine del 1973 quando Borilon cominciò ad occuparsi di tematiche ufologiche diventando un contattista. Affermò che la sera del 13 dicembre, mentre guidava la sua auto nei pressi di Clermont-Ferrand, avrebbe visto un disco volante che sarebbe atterrato davanti a lui. Dal disco sarebbe uscito un extraterrestre che gli avrebbe detto di avere un messaggio per lui. Borilon ha raccontato che l'incontro con gli extraterrestri, definitisi Elohim, durò 5 giorni, durante i quali gli avrebbero dato un messaggio per l'umanità. Da essi avrebbe ricevuto anche il nuovo nome di Rael, che significa messaggero. Nel 1974 Borilon abbandonò il suo lavoro di giornalista sportivo e scrisse un libro sulle presunte rivelazioni ricevute dagli extraterrestri, intitolato Il libro che dice la verità, in cui affermò che essi avrebbero creato la vita sulla Terra mediante l'ingegneria genetica. Nello stesso anno, egli tenne una conferenza pubblica a Parigi e fondò così il movimento MADEC, che significa Movimento per l'accoglienza degli Elohim, creatori dell'umanità, e nel 1975 pubblicò un altro libro, Gli extraterrestri mi hanno portato sul loro pianeta. Nel 1976 il movimento fondato da Rael cambiò nome e divenne Movimento Raeliano, denominazione che conserva ancora oggi. Ora, che cosa ne penso? Mi viene sempre chiesto, no? Ne penso che il fanatismo non va mai bene. Partiamo dal presupposto che io sono contro ai gruppi dei fanatici religiosi, qualsiasi essi siano. Penso che dal mio punto di vista non serve creare né una religione né un culto per divulgare ideali off topic, però, signori, attenzione, perché è interessante. Sono interessantissimi i dettami di tale culto, così come le loro politiche interne, e poi, parliamoci chiaro, sfottiamo pure quanto vogliamo, ok? Ma la teoria dell'interventismo alieno sta prendendo sempre più piede di generazione in generazione, e quindi è bello approfondire questo curiosissimo culto. I Raeliani credono che la vita sulla Terra abbia avuto origine per mezzo di un intervento diretto da una civiltà extraterrestre. Secondo la storia del Raelismo, una spiegazione sulle origini e sul futuro dell'umanità fu trasmessa a Rael da un extraterrestre che aveva 25.000 anni, di nome, rullo di tamburi, Yahweh. Ma, guarda te che caso, extraterrestre di nome Yahweh, che venne sulla Terra all'interno di una tipica navicella spaziale e atterrò in un vulcano della regione francese dell'Alvernia. Questi messaggi furono poi pubblicati da Rael nel suo libro Il messaggio degli extraterrestri. I Raeliani credono che il nome Elohim, presente anche nelle antiche versioni della Bibbia ebraica, non si riferisca al Dio dell'Antico Testamento, ma bensì a coloro che vengono dal cielo, o più precisamente a degli extraterrestri provenienti da altri pianeti. I Raeliani credono fermamente, cari amici, che attraverso alcuni processi, quali la terraformazione, l'utilizzo di nanotecnologie e dell'ingegneria genetica, gli Elohim furono in grado di realizzare sul nostro pianeta un nuovo sistema ecologico, con degli organismi adatti alla composizione chimica e termale della Terra, permettendo così l'evoluzione. In poche parole, io adesso mi vado a comprare una tunica, abbandono il canale e vado in ritiro spirituale con i Raeliani. Divento il Papa Raeliano. Ora, tralasciando il fanatismo che ne deriva o che sfocia da tali culti, su questo siamo d'accordo, è una pagliacciata bella e buona. Ma una parte interessante della questione che si legge nelle parole di Rael quando parla dei messaggi che gli sono stati dati dagli extraterrestri è che gli Elohim contattarono circa 40 persone perché agissero come loro messaggeri sulla Terra, inclusi Mosè, Elia
Ezechiele, Buddha, Giovanni Battista, Gesù, Maometto, Lao Tzu, Socrate, Zoroastro, Abramo, Noè, Confucio e altri. Un'altra credenza dei raeliani è quella del ritorno degli Elohim, che secondo loro torneranno ufficialmente sulla Terra quando la maggior parte della sua popolazione sarà pacifica e desiderosa di incontrarli. Essi credono che questo sia predetto in tutti i testi religiosi con l'annunciata era dell'Apocalisse o della Rivelazione. E non è forse ciò che profetizzano molti dei ricercatori che conosciamo? Ciò che detta i fondamenti religiosi raeliani, se così possiamo definirli, non è forse ciò in cui credono molte persone che seguono anche questo canale YouTube? Ci sono anche moltissime somiglianze con ciò che profetizza Greer, se proprio ne vogliamo parlare. I raeliani dicono che incontreremo questi esseri umani provenienti dal cielo in un'ambasciata che hanno chiesto a Rael di costruire, ecco fatto, nella quale condivideranno le loro avanzate conoscenze scientifiche e militari con noi. Per questo motivo, uno dei loro obiettivi dichiarati è quello di informare più persone possibili circa l'esistenza di questa civiltà extraterrestre. Ed ecco fatto che non solo viene socialmente giustificata la religione raeliana, ma anche il senso stesso di esistere. Anche a Gesù venne ordinato da Dio di profetizzare in giro per il mondo, no? Per quanto riguarda gli ideali sociali, cari signori, i raeliani sono tra i gruppi più favorevoli all'eugenetica. L'eugenetica, praticamente, è un insieme di pratiche che tramite l'ingegneria genetica puntano a migliorare le condizioni di vita dell'essere umano. Sono favorevoli alla clonazione umana e ad altre pratiche transumaniste estreme. Nonostante tutto, credono fortemente in uno spirito di responsabilità e condivisione che condurrà l'essere umano verso una nuova era di pace e benessere. Affermano e profetizzano la necessità del progresso scientifico e della geniocrazia. Sentite che roba! Una forma di governo proposta per la prima volta da Rael nel 1977 che crede nella capacità di risolvere i problemi attraverso la creatività e l'intelligenza. I criteri per l'attribuzione dei diritti elettorali attivi e passivi che dovrebbero essere dati ai cittadini presentano dei numeri. Le soglie proposte sono un quoziente intellettivo del 50% al di sopra della media per un potenziale candidato politico e un quoziente intellettivo del 10% al di sopra della media per un elettore. Quindi, se hai un quoziente intellettivo del 9% al di sopra della media, che è già parecchio, cari signori, secondo Rael non potresti votare. Rael non ha mai fornito il risultato del suo quoziente intellettivo. Quando Rael parlò degli alieni, disse che parlavano una lingua riconducibile all'ebraico biblico e quindi parlavano una lingua semitica. Chi siamo noi per dire che non è vero, giusto? Il problema è che storicamente parlando la lingua semitica, l'ebraico in questo caso, è pieno di prestiti da lingue non semitiche come il sumero e qualcosa, insomma, non torna. Una cosa è sicura. È più credibile e coerente ciò che profetizza il movimento raeliano che non il creazionismo biblico, e penso che su questo siamo tutti d'accordo. Una delle critiche più potenti mosse all'idea dei raeliani è che se gli extraterrestri hanno fatto sì che gli esseri umani si evolvessero in ciò che siamo oggi tramite l'ingegneria genetica, come mai l'essere umano è geneticamente imparentato con tutti gli altri esseri viventi presenti sulla Terra? Cioè, vedete questo corallo? Ecco, questo corallo si chiama Acropora millepora, è un corallo australiano ed è stato scoperto che il 90% dei geni presenti in questo corallo sono presenti anche nell'uomo. Ecco, i raeliani in realtà hanno risposto in modo totalitario dicendo che l'intervento genetico extraterrestre non è stato fatto solo per creare gli esseri umani, ma bensì per creare ogni forma di vita sul pianeta una volta terraformato, e sulla base dell'affermazione biblica sua immagine e somiglianza, è possibile quindi che abbiano usato i loro geni per dare il via all'evoluzione sul pianeta? Chi lo sa? Ma per quanto fuori di testa siano queste idee, per una civiltà milioni di anni più evoluta di noi, non solo non è assolutamente un problema fare i viaggi interstellari, e quindi togliamo questa ipotesi da bamboccioni subito, però per una civiltà milioni di anni più evoluta di noi, terraformare e creare la vita su di un pianeta inospitale, su base puramente teorica, potrebbe essere possibile. Chi siamo noi per dire che non è così, giusto? La verità è che viviamo di etichette, di pregiudizi e di ideali sbagliati. Se senti un tuo amico che ti dice «Oh, ma lo sai che esiste una religione degli alieni?» ti metti a ridere. Ma si mette a ridere anche chi studia il fenomeno degli UFO in maniera seria, ok?
Però poi quando ti vai a leggere nel dettaglio ciò che profetizzano o che pensano essere la realtà, se sei intellettualmente onesto, trovi molte somiglianze con quello che alla fine è il pensiero comune di chi crede in queste cose. Cioè, io sono partito dicendo mi hanno chiesto il video sui israeliani, ora mi tocca annientarli, e invece mi trovo qui adesso a parlarne in maniera seria. Perché? Perché anche io reputo come ipotesi plausibile quella dell'interventismo alieno. Oh, ognuno ha il suo pensiero, no? Te credi che le donne siano nate dalla costola di Adamo dopo che l'ha seppellita nel fango? Io ho altre idee, va bene? Il mondo è bello perché è vario, no? Ecco, e quindi, raeliani sì o raeliani no? La risposta dal mio punto di vista è ni. Noni! Non credo che Rael sia stato portato sul pianeta degli Elohim, non credo nemmeno che li abbia incontrati, credo che la maggior parte della sua storia se la sia inventata, a seguito però di un avvistamento UFO probabilmente reale, che gli ha dato spunti validi su cui riflettere, interventismo alieno, connessioni bibliche valide e così via. Incredibile come l'essere umano ancora oggi, a seguito di intuizioni incredibili, debba costruire culti e religioni che si riferiscono a qualcosa di superiore. Anche in casi in cui non ce n'è bisogno, come dicevo all'inizio, per quanto riguarda il fenomeno UFO, non c'è bisogno di una chiesa o di una religione per promuovere ipotesi off topic. Sapete la storia della rana e dello scorpione? Uno scorpione ferma una rana e gli chiede di potersi adagiare sul suo dorso per attraversare il fiume. E la rana gli risponde: ma se ti carico sulla schiena mi pungerai e affogheremo tutti e due. Lo scorpione la convince dicendogli che non vuole morire, ma solo attraversare il fiume, e che non ha nessun interesse nel pungerla. La rana ha ragione, poi dice: hai ragione, e carica lo scorpione sulla schiena. Ad un certo punto lo scorpione la punge in mezzo al fiume e la rana dice: scusa, ma perché lo hai fatto? Adesso affogheremo tutti e due. Sapete cosa gli risponde lo scorpione? È nella mia natura. Ecco, penso che sia nella natura del genere umano creare culti e religioni per spiegare qualcosa di superiore, per dare risposte a ciò che non riescono a spiegarsi. Anche a seguito del fenomeno più controverso e sconosciuto della storia, quello degli UFO, e di una presunta visita extraterrestre, ecco, anche in questo caso hanno creato un culto e una religione. Il movimento raeliano ha milioni di seguaci in tutto il mondo, e per quanto mi trovi d'accordo con determinati dettami e in totale disaccordo con altri, per colpa dello stigma sociale e dell'ignoranza delle persone e delle etichette, anche questo culto non fa altro che portare ridicolo e sorrisetti nei confronti del fenomeno, insieme a tutte le persone che si dicono contattisti. E sapete perché? Perché in molti non approfondiscono, e di conseguenza rimane socialmente l'etichetta dell'invasato, del credulone, e i dottoroni si sentono più furbi e illuminati. Ma è davvero così? Dov'è la realtà? Siamo sicuri che mantenendo i piedi per terra ci si avvicini alla realtà? Io non ci giurerei. Ma non ci giurerei! Per quanto se ne parli e per quante fesserie si dicano in giro, tuttora non esiste una spiegazione logica e certa in merito all'origine di determinati velivoli sconosciuti incontrati dal personale militare. Sul sito ufficiale del Naval Intelligence si legge chiara la frase «rimangono non identificati». Sia come sia, che ce lo dicano perché sanno bene di che cosa si tratta ma la notizia non può uscire, sia che non sanno veramente con che cosa hanno a che fare, in tutti i casi, determinate affermazioni e scoperte odierne in merito al fenomeno degli UFO ci riferiscono che siamo da 70-80 anni davanti a qualcosa di speciale e unico. Anche per quanto riguarda i contattisti, e io vi giuro che su questo sono stato sempre, sempre molto scettico, ma anche per quanto riguarda i contattisti, è davvero così assurdo? Sì? Sei proprio sicuro? E allora vallo a dire ai documenti ufficiali presenti sul sito della CIA, all'interno dei quali un distaccamento di intelligence dell'esercito scrive nero su bianco su documenti firmati che il remote viewing, così come la precognizione, il biofeedback e la telepatia, sono cose più vicine alla scienza che non alla fantascienza. Vedete, molto probabilmente è davvero tutto collegato e molto probabilmente l'essere umano, per capirlo, ci metterà altri 100 anni. Trovo una buffonata a creare un movimento religioso nei confronti di queste cose, però d'altro canto, chi sono io per giudicare? Chi siamo noi per giudicare? Per oggi è tutto. Spostati nella sezione commenti e fammi sapere la tua. Io vi mando un grande abbraccio, vi voglio un sacco di bene e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!